Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme un buon secondo di carne. Vi mostrerò il mio modo di preparare l'arrosto di vitello in forno. Vedrete come attraverso semplici passaggi porteremo in tavola un arrosto tenero e succulento. Andiamo in cucina e prepariamolo insieme. Vediamo insieme gli ingredienti del nostro arrosto e partiamo dalla carne. Io ho preso dal macellaio un girello di vitello, è un girello che pesa circa 2 kg, vedete? Io però oggi ho lasciato che il macellaio non togliesse questa leggera copertina di grasso. Di solito quando faccio l'arrosto al tegame io gliela faccio togliere, mentre oggi, dovendo fare questo arrosto in forno, questo strato sottilissimo di pochi millimetri di grasso è per noi prezioso perché ci darà un arrosto succoso. Andiamo a vedere gli aromi che utilizzeremo. Io metterò rosmarino fresco, qualche foglia di alloro. Poi andrò a mettere sale rigorosamente grosso, coriandolo e pepe appena macinato. Qui nel bicchiere vedete del brodo vegetale che io ho preparato con sedano, carota, cipolla, rosmarino e un paio di foglie di alloro. Qualche rametto di rosmarino, qualche ago di rosmarino è ancora all'interno, vedete, mentre l'alloro l'ho tolto. Qui nel tegame di alluminio ho messo un giro di olio extravergine d'oliva. Allora, la prima cosa che andiamo a fare è preparare su questo foglio di carta da forno una base di sale, coriandolo e pepe. Quindi vado a mettere il sale grosso così, vedete? Poi metto il pepe. Lo distribuisco in questo modo. E poi aggiungo il coriandolo. Così, poi sollevo il mio girello e lo adagio sul foglio di carta dove ho messo sale e spezie e lo faccio rotolare così. Sale e spezie sono sulla carne e ora comincio il massaggio. Questa fase è molto importante perché massaggiando così il sale, il coriandolo e il pepe, noi facciamo in modo che questi aromi entrino all'interno proprio delle fibre. Non vi stancate di fare questo massaggio perché è davvero molto importante. Io adesso sto facendo questo lavoro prima di mettere l'arrosto in forno, ma in realtà questo lavoro può essere fatto anche qualche ora prima. E poi avvolgere la carne in carta da forno e riporla in frigo. Vedete, il sale si è quasi tutto sciolto. Una cosa molto importante da dire è che, visto che noi la quantità giusta di sale per il nostro arrosto l'abbiamo messa ora all'inizio, il brodo vegetale che andremo a aggiungere in 2-3 volte durante la cottura non dovrà essere eccessivamente salato. Quindi dobbiamo mettere una quantità di sale moderata. Ci possiamo anche accontentare. Ora dobbiamo semplicemente prendere il girello e, poggiando la parte del grasso sulla base della pentola, quindi mettendolo in questo modo, lo inseriamo proprio in pentola, così. Ora mi tolgo i guanti, vado così ad aggiungere in pentola i due rami di rosmarino, le foglie di alloro, un pochino
pochino di brodo che non verso sulla carne, ma lo verso così da un lato. E sono pronta per infornare il mio arrosto. Logicamente durante la prima ora di cottura io lo cuocerò con il coperchio. Voi se non avete una pentola in alluminio, così che va in forno come me, o in acciaio con il suo coperchio, potrete utilizzare una qualsiasi teglia e coprirla con un coperchio fai da te preparato con carta da forno a contatto del cibo e carta d'alluminio all'esterno. Io andrò a iniziare la cottura del mio arrosto a 200 gradi per la prima ora. Dopo la prima ora di cottura abbasserò il forno a 180 gradi e sempre coperto lo porterò avanti per 45-50 minuti. Ecco il nostro arrosto alla fine della prima ora di cottura. Io non l'ho mai toccato. Adesso andiamo a girarlo, andiamo a mettere tutto il brodo a coprire, abbasserò come avevamo detto prima il forno a 180 gradi e lascerò ancora cuocere per 50 minuti. Ecco il risultato dell'arrosto. Vi ricordate, la prima volta l'abbiamo cotto per un'ora con il coperchio, la seconda volta l'abbiamo cotto, dopo averlo girato, l'abbiamo cotto per 50 minuti, sempre con il coperchio. La seconda volta abbiamo aggiunto quello che restava del bicchiere di brodo vegetale. Quindi a questo punto io lo bagno leggermente così, ma è comunque un arrosto bello umido. Lascio il forno a 180 gradi e senza coperchio lascio andare l'arrosto per gli ultimi 20 minuti di cottura. L'arrosto è pronto, appena uscito dal forno. Vi faccio vedere come il fondo di cottura si è leggermente ristretto, vedete? In questo frangente, negli ultimi 20 minuti di cottura senza coperchio, e l'arrosto si è dorato. Abbiamo ottenuto una cottura perfetta. Basta fare la prova andando a infilzare uno stecchino, guardate, va giù da solo, tenero e perfetto. Adesso bisogna toglierlo dal suo fondo di cottura, trasferirlo su un tagliere. Andrebbe fatto riposare almeno 15-20 minuti prima di affettarlo, ma noi non abbiamo questo tempo, quindi andiamo ad affettarlo subito. Andiamo a vedere un po' l'interno. Il coltello va giù solo, guardate che cos'è. Guardate, cottura perfetta, carne tenerissima. Ora possiamo preparare il nostro piatto. Ora andiamo a bagnare l'arrosto con un pochino del suo fondo di cottura. E siamo pronti per andare in tavola. Io mi auguro davvero che lo preparerete in tanti, perché avete visto, basta seguire pochi passaggi dettagliati per ottenere un risultato del genere. Bene, se questo arrosto vi è piaciuto, io attendo un vostro like. E come di consueto, io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere i miei piatti sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.